Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'ultimo appuntamento di TRG Notizie prima della pausa estiva. Aprirà il notiziario l'editoriale di Don Arturo, a cui faranno seguito la lettura del calendario liturgico, gli avvisi della parrocchia e dell'oratorio e quelli di pubblica utilità. Al termine potrete seguire la registrazione del Consiglio Comunale di mercoledì 22 giugno, che vede anche l'insediamento del Consiglio Comunale ed il giuramento del sindaco. Le riprese sono di Luigi Cè. Buona visione, buone vacanze ed arrivederci al mese di settembre con la sagra della patata. Cari amici, noi di Gottolengo stiamo vivendo le giornate patronali. Il rimando è ai santi Pietro e Paolo. Certamente la data ufficiale è il 29 di giugno, ma pare che nessuno di loro sembra essere morto in quella data esatta. Credo che sia interessante cercare di capire come mai la scelta del ricordo del loro martirio è caduta proprio sul 29 di giugno. Allora, dico subito che né di Pietro né di Paolo sono noti il giorno esatto della loro morte. Si sa che entrambi diedero la vita per il Signore con il martirio a Roma. Il primo crocifisso a testa in giù, il secondo decapitato, durante la persecuzione scatenata dall'imperatore Nerone, quindi tra il 64 e il 67 d.C. Anche se diverse fonti antiche riportano la data del 29 giugno per il loro martirio, ad esempio il decreto del martirologio romano, il decreto gelasiano, documenti che però risalivano rispettivamente al 354 e al V secolo, evidentemente dopo Cristo. Dunque sono molto tardivi. È piuttosto improbabile, quindi, che i due santi siano morti nella stessa occasione, addirittura nello stesso giorno. È invece plausibile, come è capitato per altre feste cristiane, che una festa pagana sia stata cristianizzata, qualcuno usa questo termine un po' suggestivo, sia stata battezzata. Infatti, il 29 giugno, della Roma del tempo, si era negli anni dell'imperatore Augusto, era la festa del dio Quirino, identificato anche con Romolo, che richiamava evidentemente la figura di Remo, la coppia dei mitici fondatori dell'urbe. Il senso che vi vedevano i cristiani di allora è chiaro: era un omaggio alle due colonne della Chiesa, il primo degli apostoli scelto da Gesù, cui diede le chiavi del regno, secondo il grande missionario afferrato da Cristo, risorto, che ha grandemente contribuito alla diffusione della nuova fede cristiana tra i pagani. La nuova coppia, dunque, che sostituiva quella pagana, quasi a celebrare la nascita di una nuova Roma. I due apostoli, spesso rappresentati nell'iconografia in un abbraccio simbolico, erano un po' come i fondatori di una nuova Roma, rinnovata dal cristianesimo, non più maestra dell'errore, ma discepola della verità. È davvero interessante questo rimando all'abbraccio. L'abbraccio ci consegna il valore grande della fraternità. Sentimento questo di vera solidarietà, di amicizia, simile a quello che dovrebbe naturalmente legare tra loro i fratelli. Ecco, ciò che unisce gli apostoli Pietro e Paolo è la fede nello stesso Signore Gesù, crocifisso e risorto. Paolo con l'incarico di confermare in questa fede i suoi fratelli, Paolo con l'invito
ad essere missionario tra le genti. Ecco, tutto questo, credo, mantiene viva la dimensione più bella della Chiesa, una fede aperta al mondo. La fede infatti vive grazie a questo continuo, no, ritrovarci in Cristo per conoscerlo sempre di più, per amarlo, per seguirlo e per servirlo, soprattutto nei suoi fratelli. Credo che sia, anche da questo punto di vista, il rimando al Santo Padre. Oggi Pietro si chiama Francesco. E il Papa di oggi, come il Papa di sempre, è colui che nell'attualità della Chiesa continua a offrire motivi di speranza nella verità di Cristo, con l'atteggiamento di Paolo. Paolo, che manifesta il cuore aperto della Chiesa, sempre pronta al confronto, al dialogo, ma con questo rimando sicuro dell'amore di Dio. Quindi ecco, Pietro e Paolo, la coppia di una Roma ritrovata dalla nuova fede. Pietro e Paolo, i nostri patroni di una comunità che è chiamata sempre a rinascere nella fede. La bellezza, il fascino di sentirsi amati, di sentirsi accompagnati e quindi illuminati da questa meravigliosa realtà che è l'amore di Dio riversato nei nostri cuori. Pace, bene e tanta serenità. Buona domenica e lieta settimana, anzi dovrei dire un lieto tempo estivo, perché noi, come notiziario, ci ritroveremo nel prossimo autunno. Pace e bene a tutti. Arrivederci. Oggi, domenica 26 giugno, solennità patronale dei Santi Pietro e Paolo. In parrocchiale alle 18:30, Santa Messa per i defunti Rosa e familiari, Aldo Crescini e familiari e Fabian Maria. Lunedì 27 giugno, in oratorio, alle 8, Santa Messa per i defunti Zambolo Giuseppe e Biglietti Maria. Martedì 28 giugno, Santi Ireneo. In oratorio alle 8, Santa Messa per i defunti Piero, Gennaro, Caterina, Bruna, Franco e familiari Panzera e Redana Andrea. Alle 21, preghiera di lode e formazione. Mercoledì 29 giugno, Santissimi Pietro e Paolo Apostoli. In parrocchiale alle 11, Santa Messa per i defunti Freretti Pierino e Luigi, e Boffelli Pietro. Presso Cami Alberini alle 16 Santa Messa, ma solo per gli ospiti. Nel cortile dell'oratorio alle 20:30 Santa Messa di inizio Melonera Missionaria. Giovedì 30 giugno in oratorio alle 18:30 Santa Messa per i defunti Bellini Maria e Biglietti Maria. Venerdì 1 luglio in oratorio alle 8 Santa Messa per i defunti Più Beni Angelo, Maria e Facchi Angela. Alle 15 Adorazione Eucaristica e al cimitero alle 20 Santa Messa per i defunti Biazzi Nicola, Tenchini Luigi e Celsa e per la classe 1959. In oratorio alle 21 Adorazione Eucaristica Notturna. Sabato 2 luglio in parrocchiale alle 18:30 Santa Messa per i defunti Nadia Manfredi, Silvana Scarpelli, Fedrini Giuliano Giovanni e Malachia Maria. Presso la chiesetta dell'oratorio ci saranno le confessioni dalle 9 alle 11. Domenica 3 luglio, 14ª domenica del tempo ordinario. In parrocchiale alle 8 Santa Messa per i defunti e vivi della Compagnia del Sacro Triduo. Alle 10 Santa Messa per i defunti Rodella Angelo e familiari e Scarpelli Silvana. Alle 18:30 Santa Messa per i defunti Perini Brudo e Luigi e Napolitano Antonio. Restate Follest 2022, il cuore ha le sue ragioni. Dalla terza media alla quinta superiore il martedì e il giovedì. Campo estivo 2022, dal 30 luglio al 6 agosto per adolescenti della prima superiore e giovani.
Gita pellegrinaggio a Trieste, Aquileia di Puglia, il 3 e il 4 settembre. Le iscrizioni sono presso l'ufficio parrocchiale entro il 27 giugno. L'acconto è di 100 euro e il saldo entro la fine luglio è di 160 euro. Per la giornata missionaria comboniana sono stati raccolti 1789,58 euro. Sono disponibili presso l'altare della Madonna del Carmelo i volumetti sulla vita dei santi Pietro e Paolo. La parrocchia è lieta di annunciare che una comunità di suore, figlie dell'oratorio, verrà ad abitare nella nostra parrocchia nei primi mesi del 2023. Il Centro Servizi Fondazione Onlus Cane Alberini rende noto di aver riattivato il servizio del centro diurno. Pertanto, chi fosse nella necessità di usufruire di detto servizio può rivolgersi all'ufficio chiamando il numero 030 95 10 24. Ripeto, 030 95 10 24, selezionando 1 ufficio oppure 2 infermeria, dalle 8 alle 12. Le parrocchie dei Santi Pietro e Paolo in Gottolengo e di San Lorenzo in Fiesse organizzano per il 3 e 4 settembre 2022 la gita parrocchiale a Trieste, Aquileia e Re di Puglia, col seguente programma. Sabato, visita guidata di Trieste, città ricca di storia, e visita al castello di Miramare. Seguirà la Santa Messa presso il santuario Monte Grisa. Domenica, visita ad Aquileia con i suoi mosaici e la sua area archeologica straordinaria, e poi visita al Sacrario Militare di Re di Puglia. La quota di partecipazione è di 260 euro e le iscrizioni si ricevono entro il 27 giugno. Per Gottolengo, presso l'ufficio parrocchiale. Per informazioni, rivolgersi a Delia al numero 348 799 1391. Per Fiesse, rivolgersi a Paola al numero 320 3668 721. Il programma completo è disponibile sui social, a Gottolengo presso l'ufficio parrocchiale e a Fiesse in chiesa parrocchiale e presso la bacheca della canonica. Ordine del giorno della riunione del Consiglio Comunale di Gottolengo tenutesi mercoledì 22 giugno alle 19 presso la sala consiliare della sede comunale. Convalida degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale. Insediamento del consiglio comunale e giuramento del sindaco. Comunicazione al consiglio da parte del sindaco della composizione della giunta e delle deleghe ai consiglieri. Discussione ed approvazione della proposta di indirizzi generali di governo. Nomina Commissione elettorale comunale e nomina Commissione formazione elenchi giudici popolari. Bene, puntuali alle 19, apro la seduta e do la parola al segretario comunale, dottoria Riccia, per l'appello. Lancelli, Presente. Massa, Presente. Singh, Presente. Ferretti, Presente. Salvini, Presente. Ghidelli, Presente. Biglietti, Presente. Tira, Presente. Sormani, Presente. Penini, Presente. Bravo, Presente. Capelli, Presente. Milzani. Presente. Passiamo quindi al primo punto dell'ordine del giorno, che è la convalida degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale. Quindi do lettura dei consiglieri come da nomina verbale della durata dei presidenti di seggio: Massa Giacomo, Singh Lofrit, Ferretti Andrea, Salvini Giulia, Ghidelli Federico, Biglietti Linda, Tira Beatrice, Villaggio Fortunato, Tenini Stefania, Bravo Elio, Cappelli Maria Luisa e Menzani Donatella. Vi comunico in seguito che il signor Villaggio Fortunato ha rinunciato per motivi personali alla carica di consigliere comunale, quindi come da prassi è stato notificato al primo di non eletto, ovvero il signor Andrea Menzani,
l'opportunità di entrare in consiglio comunale, che a sua volta ha rinunciato alle cariche di consigliere, pertanto è stato notificato e accettato a partecipare al consiglio comunale il secondo dei non eletti della lista Viva Gottolengo, che è il consigliere Giuseppe Sormani. Questo è quanto, quindi se qualcuno ha conoscenza di cause di incompatibilità o di eleggibilità mi faccio presenza adesso al consiglio, altrimenti possiamo proseguire alla votazione. Nessuno nulla a dire, quindi proseguiamo la votazione. Chi vota a favore? Unanimità. Vi chiedo l'immediata esecutività. Chi vota a favore? Un applauso a tutti gli eletti. Passiamo quindi al punto 2 dell'ordine del giorno, che è l'insediamento del Consiglio Comunale, giuramento del Sindaco. Giuro di osservare realmente la Costituzione italiana. La comunicazione al Consiglio da parte del Sindaco della composizione della Giunta e delle deleghe ai consiglieri. Discussione e approvazione della proposta degli indirizzi generali di governo. Quindi, se mi consentite, passo a fare il mio discorso di insediamento. Cari concittadini e care concittadine, signori consiglieri e amici, buonasera. Sono emozionato e onorato di ricoprire il ruolo di Sindaco di Gottolengo dopo aver giurato sulla Costituzione davanti a voi, che siete rappresentanti della nostra bellissima comunità. Il recente risultato elettorale ha dimostrato con grande chiarezza il desiderio della cittadinanza di voler proseguire il percorso amministrativo di Viva Gottolengo, iniziato ormai 10 anni fa e consolidatosi negli ultimi 5 anni. Apprestandoci a iniziare questa nuova esperienza amministrativa, mi sembra doveroso rivolgere un saluto particolare a coloro che per la prima volta si vedono rivestiti dell'importante ruolo di consigliere comunale. Benvenuti. La cittadinanza si è espressa non solo a favore della lista di Gottolengo del sottoscritto, ma anche a favore di una componente che ha sempre rivestito un ruolo importante e sostanziale della nostra squadra, i giovani. Come ho detto a più riprese, siamo una maggioranza composta da giovani armati di entusiasmo, idee, passione e energia, uniti all'esperienza e alle competenze acquisite negli anni di coloro che hanno già guidato l'articolata macchina amministrativa e rendono armonica la presenza qui oggi di ognuno di noi. Un ringraziamento particolare va anche a tutti quei cittadini che si sono impegnati in prima persona nella competizione elettorale e che per vari motivi oggi non siedono al tavolo di questo Consiglio. Sono stati importanti per il raggiungimento di questo obiettivo e lo saranno anche nel proseguo di questi 5 anni. E anche grazie a loro se oggi il ruolo di amministratore è affidato a noi. Non solo, con grande affetto e grande stima, ringrazio anche chi ha messo da parte l'orgoglio e il personale tornaconto, rimettendo nelle mie mani ogni titolo, ogni delega, nell'interesse della compagine amministrativa e nell'interesse della nostra comunità. Grazie. In questo Consiglio Comunale, luogo di confronto civile e di condivisione di idee e di progetti, nel suo ruolo di rappresentanza e di controllo, ognuno di noi assume un compito importante e serio, un compito che chiede di mettere in gioco tutte le nostre energie al servizio della nostra comunità. Auspico che con i consiglieri di minoranza si apra sin da subito un dialogo e un confronto costruttivo attraverso un dibattito onesto circa le tematiche di interesse per la popolazione e non di inutili disquisizioni di poco conto. Siamo pronti ad ascoltare e a discutere le proposte che i consiglieri dell'opposizione vorranno avanzare nei prossimi 5 anni. Il mio impegno sarà proprio quello di dare vita a un rapporto di collaborazione proficua con tutto il Consiglio Comunale. Proseguo pertanto declinando la composizione della Giunta Comunale. Linda Biglietti, assessorato assistenza, volontariato e famiglia. Andrea Ferretti,
assessorato alle attività produttive, all'agricoltura e al territorio. Federico Chidelli, vice sindaco, assessorato al bilancio, ecologia e ambiente, sport e caccia e pesca. Giacomo Massa, assessorato ai lavori pubblici, al patrimonio, all'urbanistica, all'edilizia pubblica e privata e tutti i PNRR. Rimane in capo al sindaco la sicurezza, la protezione civile, il personale e tutto quanto non specificato. Ritengo altresì fondamentale l'attribuzione di alcune specifiche deleghe ai consiglieri e consiglieri comunali di maggioranza con l'obiettivo di promuovere un coinvolgimento attivo nella vita amministrativa di questo ente. Vado quindi ora a declinare le deleghe del signor consigliere. Simi Loppi, cultura e politiche giovanili. Giulia Salvini, pubblica istruzione. Giuseppe Sormani, capogruppo, delega alla caccia e pesca. Beatrice Tira, transizione energetica e innovazione digitale. Circa il programma amministrativo ci attendono numerose sfide. Gli obiettivi strategici di mandato ci identificano in 5 missioni che definiscono la nostra visione per Gottolengo, ovvero come ci immaginiamo Gottolengo nel futuro. Innanzitutto abbiamo la transizione ecologica e la rivoluzione verde, l'europrogettazione, lavori pubblici e PNRR, inclusione e coesione sociale, sicurezza e protezione civile e innovazione digitale. Su queste 5 direttrici ci collocano intenzioni, progetti di lungo termine e interventi puntuali. Una su tutte per la sensibilità sul tema dell'ambiente e dell'energia rinnovabile e l'importanza che ricopre la questione nel panorama internazionale è l'impegno nella costituzione di una comunità energetica rinnovabile. Di pari passo l'impegno nel favorire la nascita di impianti di produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole, strategici per un'economia circolare basata sul riutilizzo e fondamentali per raggiungere i target europei di decarbonizzazione. Di grande rilevanza è poi il progetto Parco Urbano, la nota della Polisportiva, che partirà a breve con l'intento, oltre che di valorizzare la biodiversità locale e aumentare il capitale naturale, di mitigare il rischio idrogeologico idraulico del nostro territorio, a seguito degli eventi meteorologici localizzati sempre più intensi e sempre più frequenti. Il tema dei lavori pubblici è al servizio di tutte le altre missioni, partendo dall'allargamento di via Solare, la messa in sicurezza di via Balduino, all'efficientamento energetico degli edifici pubblici, parlo del Palazzo dello Sport o dell'Erba, quindi l'edilizia residenziale pubblica di via Circonvallazione Sud, alla nascita di nuovi spazi come l'Antiquario, il nuovo spazio museale. A tal proposito si inserisce un altro importante nostro impegno, ovvero la promozione della coesione e dell'inclusione sociale attraverso politiche a sostegno delle famiglie, con particolare attenzione al fenomeno della denatalità, ai giovani, agli anziani e alle persone fragili. Da qui l'app della cultura che partirà a breve, è già in fase di avvio, l'adesione al distretto del commercio, iniziative che fin da subito pianificheremo per Brescia Bergamo, capitale della cultura 2023 e tanto altro. Abbiamo presentato nei giorni scorsi, in continuità con la precedente amministrazione, domanda di contributo relativa a alcuni vari finanziati dal PNRR sul filone dell'innovazione digitale. Vi comunico oggi con grande soddisfazione che siamo stati finanziati sia sulla piattaforma PagoPA, sulle piattaforme di identità digitale SPID e CIE, la migrazione al cloud, novità di oggi, e si va pertanto spediti verso il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione in un'ottica di semplificazione, efficienza e accessibilità di documenti e servizi per i cittadini e per le imprese. Da ultimo, non per importanza, ma proprio per sottolineare un peso specifico e quello che è stato e sarà il mio impegno sin da subito, nel trovare la casa alla nostra squadra di protezione civile, con cui ho lavorato e continuerò a lavorare a stretto contatto e che ha fatto tanto per la nostra comunità, soprattutto in questi anni difficili. Porta della mia squadra, del chiaro mandato elettorale, con le linee di indirizzo che ci impongono sin da subito di metterci al lavoro con passione, dedizione e serietà per la nostra comunità, auguro un buon lavoro a tutti voi e vi saluto. Dell'amministrazione comunale sono un segnale molto preoccupante.
Ci affidiamo dunque a questa nuova amministrazione che ha come sindaco Daniele D'Ancelli. Posso darti del tuo? Daniela, ora sei il sindaco di tutti i gottolenghesi, di quelli che ti hanno votato, di quelli che non ti hanno votato, di quelli che si sono astenuti, dei bimbi che frequentano le scuole materne, degli anziani che sono infermi alla casa di riposo e nelle loro case, molti nel centro storico, dei giovani che portano avanti lo studio e le attività sportive, ma anche di quelli che non portano avanti né l'uno né l'altro. A te spetta il compito di trovare uno spazio comunicativo con tutti i nostri concittadini. Noi ti daremo il nostro appoggio e ci saremo ogni qualvolta vorrai comunicare le iniziative e i progetti che questa nuova amministrazione metterà in campo. Ci auguriamo che queste occasioni ci siano veramente e ti proponiamo quindi l'affissione di manifesti per ogni convocazione del Consiglio Comunale, l'organizzazione di incontri pubblici, magari in teatro, per la discussione dei diversi interventi che interessano il nostro territorio comunale e che sono contenuti nel piano delle opere pubbliche. Per concludere, ringrazio la mia lista civica, un ponte per Gottolenghi, perché in poco tempo ha saputo scongiurare un possibile commissariamento, organizzando e rendendo reale la missione democratica che fa della nostra Italia una grande nazione europea. Qualcun altro dei consiglieri vuole dire qualcosa? Buonasera e buon lavoro. Riuscire a recuperare la socialità persa dopo la pandemia da Covid, specie per i ragazzi, è una priorità assoluta. Bene quindi qualsiasi luogo di aggregazione che crei e inneschi situazioni positive di scambi e di socialità. La festa delle contrade al nostro oratorio ne è stata la bella e riuscita dimostrazione di come questo sia attuabile. Nello specifico della Notte Bianca, seppur con molte note positive, si sono invece evidenziate alcune situazioni spiacevoli e soprattutto indecorose in alcune vie del paese. Per non parlare dell'incontrollato volume della musica. Noi non possiamo che rimarcare la nostra piena collaborazione a questa nuova amministrazione a cui facciamo tantissimi auguri per pensare ad una bilancia sulla quale contemperare gli interessi di una parte con gli interessi dell'altra. In questo caso residenti nel centro storico e esercenti dall'altro. Grazie. Solo puntualizzazione rispetto a quanto ha detto la consigliera Pizzani. Ci piace sottolineare che l'iniziativa è assolutamente positiva, è stata percepita positiva. Avremmo individuato il giusto appunto nella presenza magari di qualche disciplina in più e una polizia che facesse rispettare le disposizioni che poi erano contenute nella delibera rispetto al volume della musica, piuttosto che quindi è stata del tutto positiva. Ci auguriamo che la prossima manifestazione possa essere seguita in questi termini. Buonasera a tutti, anche una considerazione, ritornando all'oggetto di questa sera che è le linee programmatiche, in un certo specifico analitiche dei singoli settori. Grazie Sindaco, un discorso di cui ci sentiamo ovviamente facenti parte, totalmente aderenti,
e devo dire anche grazie al consigliere Tenini, perché percepire l'inizio di un percorso con questi presupposti credo sia davvero edificante per quello che è l'intendimento di vivere una dimensione civica del nostro comune. Io credo che ora più che mai, con queste grandi sfide che trascendono anche le volontà quasi dei governi, se nelle piccole realtà non c'è questo pathos, questa capacità di sentirsi coinvolti nel portare dei progetti concreti, delle iniziative per il supporto alla popolazione, ecco, almeno parlo a titolo personale, svanisce un po' l'obiettivo, la propensione. Quindi grazie davvero a tutti i consiglieri. In questo slancio emotivo ideale mi permetto una considerazione personale. Ringrazio il signor Sindaco che in quello che è stato la dinamica post-voto, come possono constatarlo gli importanti voti che mi sono stati attribuiti, mi è stato richiesto di poter rivestire questo mandato nel ruolo di vice sindaco, proprio sposando appieno la parola chiave di questo nuovo corso e di questo responso elettorale: i giovani sono un punto nevralgico. Non mi sento sicuramente al di fuori di questa cerchia anagrafica, ma il gesto che ho voluto dare in concerto con tutti i nostri amici è stato proprio quello di permettere a un giovane di fare questa esperienza. Mi permetto di riferirmi agli amici elettori, a tutti i cittadini che rivestono e mi hanno investito di un ruolo significativo, che ne è data anche la mia posizione all'interno di questi banchi, non arretrerò di un millimetro rispetto che al supporto che il sindaco reputerà opportuno, piuttosto che a dispensare energie, idee e supporto qualora gradito. Ci sono delle deleghe importanti, come sapete, che vi permettono di garantire la continuità su delle opere strategiche che la precedente amministrazione ha portato in dote e che tutti insieme dovremo concretizzare. E non è un automatismo, è l'incremento dei costi, l'inflazione, la speculazione delle materie prime, stanno davvero minando alcune partite importanti, ma sono sicuro con il nostro fare sapremo concretizzare. Un ultimo grazie e concludo ai consiglieri che insieme a me hanno fatto queste scelte di generosità, perché all'unanimità e pensando al bene delle deleghe del territorio e del fabbisogno di questa lista, di questa amministrazione poi conseguente, abbiamo deciso di portare avanti delle disponibilità. Quindi sono particolarmente contento che questa sera faccia parte del gruppo il nostro capogruppo Giuseppe Solmani, il cui impegno in questi anni e il suo equilibrio sarà particolarmente prezioso per aiutare questa componente di giovani a portare in auge le migliori idee, le proprie energie, le proprie attitudini. Quindi lavoriamo insieme, auguri davvero a tutti. Per quanto mi riguarda non mancherò di dare il mio apporto con energia in questo clima che nell'alternarsi delle vicissitudini, dell'essere anche su posizioni diverse, spero davvero che non venga mai meno il rispetto, il confronto anche schietto, come dal resto ha contraddistinto anche numerosi anni dei precedenti mandati. Quindi buon lavoro a tutti e grazie Sindaco per questa opportunità a tutti noi. Grazie. Se qualcun altro ha qualcosa da chiedere, altrimenti chiedo alla minoranza se può indicare il numero del capogruppo. Perfetto. E quindi metto in votazione il punto 3. Comunicazione al Consiglio da parte del Sindaco della conclusione della giunta delle deleghe ai consiglieri, discussione e approvazione della proposta di indirizzo generale di governo. Chi vota a favore? Chi si astiene? Chi vota contro? Chiedo anche per questa immediata esecutività. Chi vota a favore? Chi si astiene? Passerei quindi al punto 4, di concerto anche al punto 5. Lascerei la parola al segretario se avete dei punti tecnici. Allora, una delle prime cose che il Consiglio Comunale si trova per legge a dover fare è la nomina della commissione elettorale. La commissione elettorale prevede la presenza di consiglieri, maggioranza di elezione, e viene fatta con una procedura di votazione a scrutinio segreto. Quindi verranno distribuite delle
riferimenti su cui andranno indicati i nominativi che dovranno rivestire questa funzione. Sono due di maggioranza e uno di minoranza effettivi e due di maggioranza e uno di minoranza supplenti. Quindi prima procediamo alla nomina degli effettivi, poi con la seconda trattura per i supplenti. Vanno indicati sia di maggioranza che di minoranza uno scrutatore, che poi da qui piano è e questa è per la maggioranza. E per la minoranza? Il più vecchio consigliere. Grazie.
Sei la persona più innocente, risolvi sia lei. Deve essere uno di maggioranza e di numero di
Questi qui però vengono votati su proposta, vengono esatto, votati tutti, quindi vengono votati in cui prego, quindi capogruppo di maggioranza. Niente, noi abbiamo pensato a Federico Bidelli. Tu? Ma è lei la capogruppo. Capogruppo di minoranza? Elia Bravo. Mettiamo quindi in votazione anche il punto 5, nome della Commissione Formazione Elenchi Giudici Popolari, che vota a favore? Anche per l'immediata esecutività, che vota a favore? Perfetto. Si chiude quindi così l'assemblea, vi ringrazio per la copiosa presenza. Vi leggo anche quanto è scritto, quanto pervenuto dalla parrocchia di San Pietro Paolo, quindi dal nostro parco di Montelengo della Provalcuti, al sindaco del Montelengo e al Consiglio Comunale. Nel porgere le congratulazioni per il risultato elettorale ottenuto, rivolgo come parroco della parrocchia di Montelengo i migliori auguri di buon lavoro al neoeletto sindaco Danilo Angelli e a tutto il Consiglio Comunale per un fattivo e proficuo lavoro. La nostra parrocchia sarà come sempre disponibile al dialogo e alla collaborazione reciproca nell'interesse dello sviluppo del nostro paese e del supporto ai cittadini. L'occasione mi è gradita per porgere l'invito all'amministrazione comunale intera a partecipare alla celebrazione di sabato 25 giugno alle ore 18.30 alla solennità di San Pietro e Paolo, patroni di Montelengo, con la Santa Messa e il rito dello scambio delle rose dei ceri tra la parrocchia e l'amministrazione comunale. A termine, con la legge di completare l'oratorio, dove verrà offerto un aperitivo. Rinnovando gli auguri di un proficuo lavoro, quando potrei sentire la notte in qualche minuto. Grazie. Chiedo scusa, sindaco. Una foto con gli assessori e poi una foto tutti assieme con tutto il consiglio. Grazie per aver risposto. Quindi chiudo la seduta e ci vediamo più avanti. Anche la minoranza presa. Prima di assessoria. Prima di assessoria. Quando volete. Domani. Guardate qua, non vedo guardate qua, è più alto di mezzo metro, bel sorriso. Ok, grazie mille. Ragazzi, si vede Giuseppe. Ovviamente che è toccato. No.